istituzioni presenti si vogliono accomodare dietro il nastro. Antonia aprirà la cerimonia con l'inno. Ecco, si apre la cerimonia di questa inaugurazione del Molo questo 1 marzo 2019 qui a Villa San Giovanni con l'inno. Fratelli d'Italia, l'Italia se desta pelle. Se vogliamo rimanere tutti in piedi, invito tutte le autorità a porsi adesso dietro il nastro. Taglio del nastro, sì. Il vescovo Monsignor Giuseppe Fiorini. Morosini, non c'era fatta. Vice sindaco della città metropolitana Riccardo Mauro, il senatore Marco Siclari, il suo fratello il sindaco di Villa San Giovanni, Giovanni Siclari. Ecco qua che... Scusi... Ci siamo anche noi. Guardate noi un attimo. Sta attenti. Ecco qui, questo è il momento del taglio del nastro, 1 marzo 2019, Villa San Giovanni. Tagliato il nastro dal sindaco Giovanni Siclari, il senatore Marco Siclari, il vice sindaco della città metropolitana Riccardo Mauro. Eccellenza il prefetto. Grazie Morosini, mille. L'ammiraglio. Io passo subito la parola per la città e per dare una benedizione anche a questa nuova infrastruttura che sarà fondamentale per tutto il territorio dello Stretto e quindi per noi un piacere avere qui a suggellare questa giornata storica l'arcivescovo al quale lascio la parola. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, che in ogni tempo e in ogni luogo sei vicino a chi ti serve con amore e confida nella tua protezione, benedici quanti si serviranno di questo approdo navale. Il tuo angelo li precede e li accompagni perché, superata ogni insidia, giungano sani e salvi alla meta desiderata. A te gloria nei secoli. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ravviva in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, l'adesione a Cristo, via verità e vita. Il Signore vi guidi nei vostri viaggi e disponga opere e giorni nella sua pace. Amen. E su voi tutti qui presenti scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Ecco, questa è la benedizione del grazie mille Monsignor Fiorini. Dopo questa Morosini. Invito tutti a vi potete accomodare così procediamo con la cerimonia e con gli interventi. Intanto saluto tutti i presenti, i nostri concittadini
e tutte le istituzioni civili e militari. Prima di tutto, io vorrei invitare sul palco intanto il sindaco Giovanni Siclari, il primo cittadino, perché se non fosse stata per la sua tenacia e la sua caparbietà, forse oggi questa giornata non avremmo potuto festeggiarla. E quindi intanto lo invito a prendere posto, poi piano piano vi darò la parola. Ringrazio anche il direttore marittimo, il contrammagliaio della capitaneria di Porto, Giancarlo Russo, il vice sindaco della città metropolitana di Reggio Calabria, Riccardo Mauro, il senatore villese, quindi nostro concittadino, Marco Siclari, monsignore che non so se si ferma con noi dopo la benedizione, ma non penso, e l'ingegnere Marco Merante, che è qui per conto della Regione Calabria, perché oggi purtroppo sia l'assessore regionale e il sindaco della città metropolitana Falcomatà sono impegnati sempre per il nostro sistema portuale a Palermo per firmare un'importante convenzione. Quindi vi invito a prendere posto intanto per aprire la cerimonia. Questo non è il parterre di interventi, lo dimostra, è un evento istituzionale ed è una festa per la nostra città. È una festa perché questo è un evento storico, stiamo parlando di un'opera che noi villesi attendiamo da oltre 10 anni, che sembrava essere destinata a diventare l'ennesima incompiuta, e invece abbiamo, grazie appunto alla caparbietà e alla volontà di chi ci amministra, siamo riusciti ad ottenere un risultato storico e ad avere il primo porto più importante di tutta l'area dello stretto. Ma non voglio rubare tempo e vorrei che questo, perché è soprattutto merito suo, ce lo possa illustrare meglio il sindaco Giovanni Siclari, che invito qui sul palco, perché dopo tanti anni ha avuto riguardato questa infrastruttura, è riuscito a portare a termine e a portare oggi noi qui ad avere questa soddisfazione. Poi successivamente leggeremo anche i messaggi di chi purtroppo per motivi istituzionali non è stato presente. Grazie, buongiorno a tutti. Intanto i miei più affettuosi saluti a tutti i miei concittadini presenti. Porgo un saluto particolare a tutte le autorità civili, religiosi e militari presenti. Saluto in particolare il capo dipartimento della protezione civile, dottor Angelo Borrelli, che non è potuto essere presente per una convocazione urgente di stamattina del presidente del Consiglio dei Ministri. Fino a ieri eravamo in contatto con la segreteria per metterci d'accordo per il trasferimento dall'aeroporto a qui, quindi è stata stamattina un'incombenza urgentissima. Come ringrazio anche Sua Eccellenza il prefetto di Reggio Calabria, il dottore Michele Di Bari, che ci siamo sentiti e mi ha promesso che verrà in un secondo momento a fare il sopralluogo in questa struttura con tutta l'amministrazione. Purtroppo anche lui ha una delegazione romana e non può essere presente. Saluto il nostro senatore della Repubblica, il villese Marco Siclari, il vice sindaco della città metropolitana, e ringrazio della presenza, il vice sindaco della città metropolitana Riccardo Mauro, e ringrazio per essere stato insieme a noi al taglio del nastro il direttore marittimo contrammiraglio Giancarlo Russo, e anche per la benedizione Sua Eccellenza l'Arcivescovo Giuseppe Fiorini Morosini. Saluto per la ringrazio per la presenza i sindaci dell'area dello stretto presenti qui insieme a noi. I già sindaci della città di Villa San Giovanni, ho visto Rocco Cassone, Giovanni Santoro e credo ci siano pure gli altri. E consentitemi un saluto particolare a tutti i rappresentanti delle forze dell'ordine cittadine presenti. I presidenti delle associazioni marinare e culturali, i dirigenti dei nostri plessi scolastici, il presidente di Confindustria di Reggio Calabria e della Camera di Commercio. Il
Leggo perché vorrei elencarvi la vicenda, vorrei illustrarvi la vicenda di questo molo. La vicenda ha avuto inizio più di 16 anni fa e prima ancora dall'accordo di programma del 1990 col quale venivano stanziati i finanziamenti. Ha avuto inizio con un'ordinanza del 19 giugno 2003, c'era sindaco Rocco Cassone, con la quale veniva nominato il commissario delegato per l'attuazione delle opere urgenti finalizzate a fronteggiare l'emergenza nella città di Villa San Giovanni, in relazione ai problemi del traffico determinati dall'attraversamento del centro cittadino da parte dei mezzi pesanti. I lavori di costruzione del molo di sottoflutto di protezione degli approdi nel comune di Villa San Giovanni venivano aggiudicati all'ATI Silem Arena Fortunato. Il cantiere, con ritardi, proroghe e perizie di variante, restava aperto fino al 2009, allorquando, per insanabili contrasti sorti fra la stazione appaltante e la ditta appaltatrice, si determinava l'interruzione dei lavori, l'abbandono dell'area di cantiere e nel 2010 iniziava un contenzioso civile. Dal deposito della CTU giudiziale emergeva da subito che la transazione potesse essere la soluzione migliore e più rispondente all'interesse pubblico. Tuttavia, la transazione, per vari motivi, non riusciva mai a concretizzarsi. Non appena insediata la nostra amministrazione, imprimeva una decisiva accelerazione finalizzata all'analisi, allo studio e all'acquisizione di tutti i pareri tecnici e giuridici al fine di giungere al traguardo della transazione che ha consentito all'amministrazione comunale di definire un giudizio pendente dal sicuro esito sfavorevole, ma anche e soprattutto di completare un'opera fondamentale e strategica per la città. Con il completamento del molo di sottoflutto, che diventerà il porto turistico di Villa San Giovanni, viene messo un tassello basilare nel segno dello sviluppo turistico che deve caratterizzare la città, vista la posizione geografica strategica, e viene impressa una decisiva accelerazione del processo di ammodernamento, sommato ad altre opere già deliberate come il rifacimento del lungomare, il mascheramento della variante di Cannitello e il polmone di stoccaggio. Questo molo, quando sarà completata la procedura di conversione e potrà essere utilizzato come porto turistico, sarà il porto turistico più importante di tutta l'area dello Stretto, ivi compresa la costa della Sicilia orientale. Nessun porto avrà la capacità di questo porto della città di Villa San Giovanni. È importante per tanti motivi, anche per la posizione geografica. Qui vedo anche il consigliere metropolitano Lamberti Castronovo, che saluto, che è diportista e da anni che ci rincorre dicendo: ma quando posso la mia barca potrà posizionarsi qui sul porticciolo, perché sul porto turistico, che qualunque diportista sa, è al centro dell'area dello Stretto. In un'ora di navigazione si arriva alle Isole Eolie, si arriva a Taormina, in 10 minuti si arriva a Scilla, quindi davvero è un'opera strategica di tutta l'area. Lasciatemi ringraziare il senatore Marco Siclari, che ha sempre aiutato la città in questo percorso, in primo luogo superando una situazione di stallo e di impasse. Grazie all'interessamento dell'allora non ancora senatore, si è riusciti a ottenere in brevissimo termine il completamento dell'accreditamento delle somme residue di oltre 11 milioni direttamente dalle casse comunali. E ci siamo già da tempo adoperati in sintonia con la Capitaneria di Porto di Reggio Calabria, in primo luogo per rendere l'opera fruibile nel più breve tempo possibile. Successivamente, sempre in sintonia con la Capitaneria di Porto e la Prefettura di Reggio Calabria, si procederà tramite idonea gara d'appalto europea all'individuazione del gestore del porto, valutando il migliore progetto sia in termini di servizi che di sviluppo turistico dell'area. Siamo davvero orgogliosi di questo importante risultato, che ci colloca in controtendenza, devo dire. Ne abbiamo visto le Iene, le ultime immagini delle Iene, in controtendenza nel panorama italiano, dove spesso la burocrazia e l'inefficienza anche politica, ahimè, ci porta ad essere testimoni di una moltitudine di opere incompiute e abbandonate. Quest'opera sembrava ormai segnata da questo inesorabile destino, e se si è arrivati a questa svolta è grazie alla formidabile e importante sinergia tra le istituzioni del territorio, in particolare la Prefettura e la Capitaneria di Porto di Reggio Calabria. Consentitemi di ringraziare per il supporto e l'importante collaborazione il Dipartimento di Protezione Civile, il dottor Angelo Borrelli,
La prefettura di Reggio Calabria e Sua Eccellenza il prefetto Michele Di Bari, sempre attenta, è riferimento principale e fondamentale della nostra amministrazione. Il senatore Marco Siclari, che ho già ringraziato precedentemente, la direzione marittima di Reggio Calabria e il contrammiraglio direttore marittimo Giancarlo Russo, il comandante Donato Zito e la comandante Maria Lucia Colin, responsabili del demanio, che ci hanno seguiti e ci seguono con dedizione e professionalità. Le forze dell'ordine cittadine, sempre vicine all'amministrazione e al nostro territorio. Ringrazio la società Silem, che è firmataria della transazione, ha rispettato gli impegni presi consegnandoci l'opera finita e collaudata. Consentitemi per ultima, ma non per ordine di importanza, tutta la mia amministrazione. Il Presidente del Consiglio, gli assessori, i consiglieri che hanno lavorato sin da subito insieme agli uffici per raggiungere questo straordinario risultato. Ringrazio e chiudo in modo particolare la mia vice sindaco, allora sindaco facente funzioni, Maria Grazia Richichi. Che non ha esitato con grande caparbietà a firmare la convenzione e chi si è adoperato in prima persona, il consigliere delegato al decreto emergenze e grandi opere, ingegnere Gianni Imbesi, e allora l'assessore al bilancio, avvocato Domenico D'Agostino. Ovviamente ringrazio tutti gli uffici comunali, l'ufficio tecnico, ringrazio tutti coloro che ci sono stati a fianco, perché una transazione non è mai una cosa facile da attuare, si è visto negli anni non si è riusciti. Ma questo risultato deve farci ricordare che la Calabria non è solo quelle immagini, come dicevo prima, delle Iene, non è solo quello. Quelle immagini mi hanno ferito l'orgoglio dei calabresi, e noi siamo qua per dire alle Iene: venite e vedete che anche i calabresi sanno fare anche questo, sanno anche completare un'opera e regalare un'opera a tutta l'Italia, non solo alla Calabria e a tutto il Mediterraneo. Vedete, questa opera è un risultato importante che deve incoraggiare e deve dare speranza alla nostra terra, ai nostri figli e a tutti coloro che ancora vogliono amare e amano la nostra terra e il nostro sud. Io mi sento orgoglioso di questo, mi sento orgoglioso di aver tagliato il nastro e di aver regalato qualche speranza in più alle nuove generazioni. Grazie ancora a tutti e grazie a tutti i miei concittadini, a tutti coloro che ci hanno aiutato ad arrivare a questo risultato. Grazie. Così Giovanni Siclari, 1 marzo 2019. Sindaco, se lo merita più lungo e più forte l'applauso. Sulle sue parole e sui suoi ringraziamenti all'ingegnere Marco Merante, che è il dirigente del settore sistema portualità della regione. Ecco, anche in questo caso vi dirà meglio lui, non è stato possibile avere l'assessore o direttamente il presidente Oliverio qui, perché ci sono altri impegni istituzionali sempre riguardanti la portualità, e quindi ci potrà illustrare meglio comunque anche il ruolo di questo porto all'interno di tutta la Calabria, della regione, perché come abbiamo detto non è un'infrastruttura, è un sogno che si realizza solo per Villa, ma è tutta la Calabria che dovrebbe andarne fiera. Grazie, buongiorno, io porto i saluti dell'assessore Russo, che come è stato detto non ha potuto partecipare a questo incontro. Rubo semplicemente 5 minuti alla vostra attenzione per dire che il tema della portualità è stato particolarmente sentito da parte di questa dell'amministrazione regionale negli ultimi periodi, in quanto c'è una delega specifica da parte del governo regionale proprio sul tema della portualità, che delega di cui è incaricato appunto l'assessore Russo. C'è un settore dell'amministrazione regionale presso il Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici che si occupa esclusivamente di portualità. Come ha illustrato prima il sindaco, quest'opera ha avuto un iter e un finanziamento per via statale, quindi sono stati interventi finanziati e seguiti dallo Stato. Ciò non di meno la regione
regione diciamo non ha una un suo ruolo nella in quella che sarà poi diciamo la gestione e l'utilizzo della dell'infrastruttura. È stato detto prima che adesso c'è da individuare il concessionario demaniale per la gestione dell'infrastruttura. La regione Calabria ha diciamo una programmazione abbastanza cospicua sia sui fondi nazionali che sui fondi comunitari destinata alla portualità. Sono stati finanziati degli interventi sui porti di rilievo regionale esistente nella regione Calabria, praticamente sono stati interessati tutti i porti. Ci sono dei finanziamenti anche attribuiti per i porti di rilievo statale, e questo qui che avete naturalmente alle vostre spalle, il porto di Villa è uno di questi, in quanto introdotto nella circoscrizione dell'autorità portuale di Gioia Tauro e della Calabria. C'è un profondo processo diciamo normativo di revisione normativa in corso con la costituzione delle autorità di sistema portuale e quindi voglio dire la creazione, questa è una diciamo una recente innovazione normativa, la creazione di una area integrata dello stretto anche per quanto riguarda la portualità con i porti di Reggio Calabria e di Villa San Giovanni associati funzionalmente naturalmente ai porti siciliani di Messina e Milazzo. Quindi voglio dire è un percorso normativo ancora in evoluzione. La regione Calabria ha, pongo quest'ultima cosa, approvato nel 2016 dopo oltre 15 anni di assenza una revisione anche del piano regionale dei trasporti, nell'ambito del quale c'è una sezione dedicata alla portualità con diciamo la classificazione delle varie infrastrutture portuali in ragione del loro ruolo. In questo piano dei trasporti troverete indicato anche questa infrastruttura che all'epoca era naturalmente data come in fase di realizzazione, perché insomma alla fine del 2016 queste erano le cose. Ci sarà naturalmente adesso una revisione anche del piano per collocare l'infrastruttura diciamo nel ruolo che questa avrà nel momento in cui anche questa, come è stato detto, sarà legittimamente portata alla pubblica fruizione e alla gestione in maniera tale che eserciti il ruolo che le compete. Io vi ringrazio per l'attenzione, saluto naturalmente tutti quanti i partecipanti, anche ringrazio per avere invitato la Regione Calabria e i suoi rappresentanti, e buona continuazione a tutti. L'ingegnere Merante. Invito invece adesso a prendere la parola il vice sindaco della città metropolitana Riccardo Mauro, anche lui ci porterà i saluti del sindaco brevemente, così non li facciamo andare a casa con la bronchite tutti quanti. Grazie. Molto velocemente, anche perché mi ha dato una grande responsabilità. Io vorrei ringraziare l'amministrazione comunale di Villa San Giovanni, il sindaco Siglari, il senatore Siglari, le autorità civili e militari presenti. Oggi è una giornata di festa doppia per la città di Villa San Giovanni e per la città metropolitana di Reggio. Proprio in questi momenti il sindaco sta firmando il protocollo per l'attraversamento dello stretto. È la prima volta che un protocollo interregionale, tra l'altro con una regione a statuto speciale, che andrà a regolamentare il trasporto pubblico locale nell'area dello stretto e che vedrà Villa San Giovanni splendida protagonista e membro di diritto nel tavolo tecnico. Giornata doppia di festa, perché sinceramente vedere questo molo oggi è un'immagine bellissima, perché sono quelle occasioni dove si passa dalle parole ai fatti. Spesso abbiamo sentito il refrain che questa terra dovrebbe vivere solamente di turismo. Oggi è la dimostrazione concreta che quando un'amministrazione ci crede, questi obiettivi si possono raggiungere. Per cui complimenti all'amministrazione comunale di Villa San Giovanni, complimenti a tutti gli attori istituzionali che ovviamente hanno compartecipato per fare vivere alla città metropolitana di Reggio, alla comunità di Villa San Giovanni, una bellissima giornata come quella di oggi. 300 posti barca non sono pochi, si è detto prima che è il porto turistico più grande dell'area metropolitana di Reggio Calabria, e finalmente i diportisti e tutti coloro i quali amano il mare potranno venire a vedere
le nostre bellezze, Scilla, Bagnara, siamo a due passi dalle isole Eolie. Credo che questa, più che giornata importante, possa essere definita una giornata storica, per cui davvero complimenti all'amministrazione comunale e ribadisco a tutti coloro i quali hanno permesso alla città metropolitana di Reggio di vivere una giornata stupenda come quella di oggi. Grazie. Così Riccardo Mauro, 1° marzo 2019. Grazie mille anche per la brevità, permettetemi di ringraziare e di salutare anche il presidente della Camera di Commercio Nini Tramontana per essere qui con noi, il presidente importante di lavoro per tutta la provincia sicuramente. Consentitemi ora di far chiudere i lavori al senatore Regino, ma permettetemi in questa occasione, visto che siamo a Villa, di sottolineare del nostro senatore villese Marco Sigrari, che ha dimostrato negli anni di non essersi mai staccato da questa terra nonostante gli anni passati a Roma, e lo ha dimostrato perché ancor prima di sapere della sua nomina, della sua candidatura, quindi non solo non era senatore, non sapeva neanche quale sarebbe stato poi il suo futuro, si era già impegnato in tempi non sospetti per far sì che oggi fossimo tutti qui a tagliare questo nastro e a festeggiare per quest'opera, e lo ha fatto cercando di mediare affinché non fossero persi dei fondi che erano fondamentali per la realizzazione di quest'opera. Quindi lo dico con una punta d'orgoglio da villese e anche di commozione, visto che oggi stiamo festeggiando un risultato storico che ci inorgoglisce un po' tutti, e dopo di veramente in controtendenza con tutto quello che si sente oggi, soprattutto a queste latitudini, possiamo essere fieri di essere calabresi e in particolare di essere villesi. Chiamo il senatore Marco Sigrari sul palco, grazie. Vorrei portare gli occhiali un po' per la commozione e un po' per il sole, però sono sicuro che riuscirò a resistere. Voglio iniziare salutando con affetto tutti voi, i sindaci, i consiglieri regionali, tutte le autorità civili, militari e religiose, il direttore Russo, il vice sindaco Mauro, il sindaco Sigrari, tutta l'amministrazione villese e tutti i cittadini, ma soprattutto gli alunni delle scuole, perché guardate, in un momento così importante per la città, avere i giovani, avere coloro a cui noi ci dobbiamo rivolgere quando pensiamo al nostro futuro e il futuro di questa terra, è molto importante, perché noi sin da subito speriamo e vogliamo che voi partecipiate sempre di più all'attività sociale e politica del nostro paese. Quello che noi facciamo lo facciamo soprattutto per chi oggi studia, per chi sogna un futuro e lo deve sognare in questa terra. Io quando parlo dei giovani di Villa mi commuovo sempre, però ringrazio anche la Protezione Civile, le associazioni, le forze dell'ordine, le associazioni nazionali dei carabinieri, la società di mutuo soccorso, il presidente, anche che saluto, che è Nino Repaci, Caronte Tourist, ringrazio tutto quello che fa per la città, per i villesi, per il dialogo sempre costante con la nostra amministrazione, e poi naturalmente tutti i presenti e anche coloro che avrebbero voluto essere qui e che purtroppo non ci sono. Vedete, un giorno di festa oggi, un giorno di festa per la nostra città, ma non poteva essere una giornata più bella di quella di oggi, perché il sole, nonostante è difficile oggi avere delle previsioni ben precise per organizzare un evento, ci ha voluto graziare. E quindi sono qui per portare non solo il mio messaggio da cittadino villese, da senatore della Repubblica, ma soprattutto e anche con orgoglio e con onore da cittadino villese e senatore, i saluti della seconda carica dello Stato, che è Elisabetta Casellati, che proprio ieri, avendo saputo dell'evento, mi ha telefonato e mi ha detto: se l'avessi saputo prima dell'evento sarei venuto volentieri, ma prometto che lo farò presto. Voglio passare da Villa San Giovanni, voglio passare per le occasioni belle e non visitare la Calabria così come ho fatto oggi, soltanto per le disgrazie che purtroppo hanno coinvolto i nostri territori e che ho visto presente e partecipe alla seconda carica dello Stato
per dimostrare la vicinanza del governo e dello Stato al nostro territorio calabrese, dove lei oltretutto ha le sue origini. E quindi un giorno organizzeremo, ecco, anche con la seconda carica dello Stato, una presenza qui a Villa San Giovanni. Ringrazio Borrelli che fino a ieri sera è stato in contatto diretto con me, confermando la sua presenza a Reggio Calabria, che purtroppo ieri sera tardi alle 9 ha telefonato perché è stato convocato per una riunione urgente questa mattina alla presenza del Consiglio dei Ministri. La mia presenza qui l'hanno ricordato in tutti, ringrazio anche Maria Grazia Richichi, perché nel periodo in cui si rischiava di perdere i fondi ed era il sindaco facente funzione, si è assunta responsabilità politica di portare avanti questa iniziativa che era nel programma del centrodestra, nel programma di questa amministrazione e che oggi dà i suoi frutti, consegna alla città un'opera, la più grande opera che Villa San Giovanni ha realizzato negli ultimi anni e che ospiterà il porto turistico più importante dello stretto. E di fronte alla tua richiesta di aiuto, quando mi hai chiesto di intervenire sui fondi per il porto, da cittadino villese, certamente non da politico, perché non ero un politico, avevo finito la mia esperienza amministrativa a Roma qualche anno prima, non potevo che non attivarmi con i miei riferimenti, che quelli che avevo e che oggi ho, e che mi hanno aiutato a raggiungere il risultato che poi è stato quello dell'accreditamento dei fondi al comune di Villa San Giovanni, che sono stati spesi grazie all'intervento della prefettura, grazie all'amministrazione, grazie alla ditta dell'architetto Arena, sono stati spesi secondo progetto, secondo accordi, secondo bando, e questo dimostra che c'è la volontà di contribuire tutti, ciascuno per la sua parte, tutte le istituzioni, anche gli imprenditori, affinché questo territorio, la nostra città, possa finalmente cambiare volto. Oggi sono qui anche in veste di senatore, perché Villa San Giovanni è vero che consegna la fine dei lavori di una grande opera che accoglierà il più grande porto turistico della città, ed è sbagliato chi lo chiama porticciolo, perché è mortificante per la nostra città e per chi sogna di avere il porto nel nostro territorio. Il porto è il porto turistico di Villa San Giovanni, dell'area dello stretto, e dobbiamo vantarcene delle dimensioni e dell'importanza del nostro porto e non sminuirlo quando lo presentiamo agli occhi di chi non conosce il nostro territorio, di chi non conosce la nostra città, di chi non conosce i sacrifici di tutte le amministrazioni precedenti, quelle attuali, di chi ha lavorato, della prefettura, delle forze dell'ordine che hanno garantito i lavori che venissero realizzati fino alla fine. Ecco, dobbiamo dire a tutti, quando ci sono le notizie belle, nel senso più nobile del termine, quelli che sono stati sostanzialmente i nostri sacrifici e quelli che sono i nostri risultati. Risultati che qualcun altro può anche invidiarci. Allora, l'opera che oggi consegniamo, dicevo, non segna soltanto la fine dei lavori, ma segna l'inizio di un grande percorso di crescita e di sviluppo turistico del nostro territorio. Perché Villa avrà il suo lungomare ristrutturato, perché Villa avrà il ripascimento della costa fatta, perché Villa San Giovanni avrà il parco intestato al giudice Scopelliti, ed è su questo che noi stiamo puntando insieme all'amministrazione, nel realizzare nel breve termine queste opere importanti della città che cambieranno il volto della città villese e aiuterà anche i comuni limitrofi a crescere, perché arrivare a Villa significa anche poter andare a visitare Scilla, poter andare a conoscere Chianalea e anche Reggio. Se rendiamo Villa una città ospitabile, accogliente, bella, perché abbiamo la più grande fortuna di chi vive in Europa, molti pensano di essere più fortunati di noi, ma se noi sappiamo utilizzare il nostro potenziale siamo in grado di dimostrare che siamo in grado di vivere meglio qui che da loro, nel resto dell'Europa, perché Villa San Giovanni occupa la posizione più strategica del Mediterraneo e del
al centro del cuore del Mediterraneo. E la storia da sempre insegna che la ricchezza al mondo passa sempre dal Mediterraneo, ed è qui davanti a noi che passa la ricchezza, ed è qui davanti a noi che dobbiamo intercettare i flussi per poter portare ricchezza ai nostri territori, perché Villa non deve essere un posto di passaggio per le macchine, è un posto di passaggio che passa davanti a noi. A Villa si devono fermare. E allora, rispetto alle opere a breve termine, e stiamo in attesa anche di avere una risposta ufficiale dal Ministero per quanto riguarda il finanziamento delle polmone di stoccaggio, ho dimenticato di annunciare, aspettiamo l'ufficialità, sperando che riusciamo a ottenere anche la proroga di questi fondi. Queste sono opere che partiranno. Naturalmente ci vuole sempre del tempo quando si lavora. È facile dire faremo questo e non dedicare del tempo, promettere, ma Giovanni ha un grande difetto, che non è bravo nella comunicazione. Te lo devo confessare pubblicamente. Lavori, però poi fortunatamente porti risultati e quindi compensi. E allora i risultati che porterai saranno risultati con l'amministrazione tutta, saranno risultati che questo territorio serviranno per il presente e per il futuro. I giovani devono trovare lavoro a Villa San Giovanni, a Reggio Calabria, e noi dobbiamo lavorare oggi per questo. Ecco perché occorre fare un restyling, perché a breve e a lungo termine invece, quando ho presentato l'emendamento al governo chiedendo i fondi per realizzare lo spostamento degli approdi a sud, purtroppo non è passato, non hanno finanziato i milioni di euro che ho chiesto per spostare gli approdi. Ma c'è sempre tempo, nel senso che non aspetteremo altri 10 anni, aspetteremo la prossima legge di bilancio, aspetteremo la manovra di correzione, aspetteremo qualunque occasione utile, la prima, fra un mese, fra una settimana, fra 6 mesi, la utilizzo, così copro la seconda se non passerà la prossima volta, così copro la terza, la quarta, la quinta, fino a quando magari andremo al governo e decideremo noi e sposteremo gli approdi a sud. Però sugli approdi a sud c'è un progetto che non è soltanto quello legato al polmone di stoccaggio, che aiuterà a distribuire meglio il passaggio delle auto dentro la città per arrivare poi a imbarcarsi e quindi bene mettere le navi al sud. Questo porto, questo che voi vedete, sarà il porto turistico più grande attualmente dello stretto, ma dovrà essere ancora più grande, perché è nostra intenzione spostare gli approdi a sud, intenzione della nostra, nostro programma elettorale, della nostra linea politica, spostare gli approdi a sud, liberare queste basature per permettere alle navi da crociera di attraccare a Villa San Giovanni. Ecco perché è breve, Villa si deve preparare a finire il lungomare, la restaurazione, styling del lungomare. Ecco perché dobbiamo impegnarci al ripascimento, non solo per mettere in sicurezza le case, ma anche per fare un piano spiaggia, e questo lo stanno facendo l'amministrazione, grazie anche alla prefettura che stanno lavorando tutti i giorni per mettere in sicurezza le case. E c'è un accordo anche, e non scritto, questo poi magari con la Caronte, per utilizzare la sabbia che verrà drenata per le ferrovie, per utilizzare la sabbia drenata e fare il ripascimento della costa. Questo dovrà accadere nel più breve tempo possibile. Quindi il lavoro si sta facendo tutti i giorni, l'importante è non perdere tempo, ed è questo che stiamo facendo. Lavoriamo per non perdere tempo e per sognare una città che può essere la porta d'ingresso in Italia dal Mediterraneo, e che può essere la città che accoglie per chi passa dallo stretto, di avere la possibilità di fermarsi e di potersi godere questo paesaggio, perché non c'è persona che passa da noi che non dice quanto è bello lo stretto di Messina. E allora facciamoglielo godere lo stretto, permettiamogli di attraccare da noi a Villa San Giovanni, di utilizzare un lungomare che verrà fatto nuovo, magari con nuove attività produttive, per assaggiare i nostri prodotti, perché è questo che cercano i turisti, la tipicità del posto. Permettiamo alla città di essere accogliente e loro verranno da noi. Chi vorrà scendere dalla nave per passeggiare come fanno nelle altre città, passeggeranno da noi. Chi vorrà andare a Reggio a visitare i bronzi di Riace andrà a Reggio. Chi vorrà andare a Chianalea se ne andrà a Chianalea.
ma Villa deve permettere l'attracco delle navi da crociera. Ed è per questo che spingiamo anche per avere lo spostamento di approdi a sud. Concludo. Questo sono sicuro che si farà, perché a breve termine faremo le opere su Villa San Giovanni, stanno già lavorando l'amministrazione in pieno contatto e in sintonia con la prefettura e con le altre istituzioni. Rimaniamo soltanto in attesa di sapere chi è che ha vinto la gara per realizzare il restyling del lungomare. Hanno già aperto le buste, dicono, la fonte da ferrovia, e qui partiranno i lavori del lungomare. Adesso occorre solo calendarizzare quando si riuscirà a partire con il ripascimento della costa e con la messa delle spiagge, ripascimento della spiaggia e la messa in sicurezza della costa. E allora, fatto questo, io sono sicuro che accadrà a breve, perché siamo già nella fase dove dovranno iniziare i lavori. In pratica bisogna soltanto dire quando i bandi sono stati fatti per quanto riguarda il lungomare. Per la prefettura si sta parlando, con la ferrovia si è parlato per la sabbia, siamo già in fase avanzata. Allora, questo adesso si tratta solo di capire quando si potrà partire con questi lavori. Questi lavori servono per rendere Villa più accogliente. Da parte mia, stando al governo, dovrò pensare come ottenere il risultato di spostare gli approdi a sud. Sono sempre naturalmente presente sul territorio, lo vedete con quello che sto facendo per la sanità, ma non è solo la sanità il nostro problema, è il lavoro. E quindi il lavoro noi lo dobbiamo creare con quello che è il potenziale turistico del nostro territorio. Per cui, così come sta lavorando l'amministrazione, così come tutti voi attendete risposte dall'amministrazione, una cosa ve lo possiamo dire, che non tradiamo la fiducia dei nostri cittadini, perché sarete in grado di comprendere che noi ce la stiamo mettendo tutta e che non vogliamo perdere tempo per la nostra città. Grazie. Così Marco Siclari, 1 marzo 2019, Villa San Giovanni. Grazie senatore, riprendo le tue parole per ringraziare. Il senatore ha parlato dell'importanza dei giovani, e qui infatti noi abbiamo, subito dopo questo momento avrete modo di assaggiare le delizie preparate dai ragazzi dell'alberghiero di Villa.